Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Allora, chiedo perdono a Claudia, lo odio. Va bene, passa pure. Prima di dire qualsiasi cosa chiedo perdono a Claudia, quindi a Girl with Book, che mi ha taggato su questo video un mese passa fa, ma non l'ho mai fatto perché tra una cosa e l'altra me ne sono dimenticata, non ho avuto tempo e mille altre scuse che non sono scuse. Quindi eccomi qui a rispondere a questo tag finalmente. Come avete capito, questo sarà un video tag che si chiama Teenager Book Tag, che prevede un'associazione tra libri e fasi adolescenziali. E quindi, senza che mi metto a parlare a vanvera, incominciamo subito. Everybody's Changing, il primo cambio del corpo, un libro il cui personaggio cambia fisicamente. Per questa risposta io ho scelto La meccanica del cuore di Mathieu Malzieu. Non lo so. In realtà ne volevo scegliere uno il cui cambio del corpo era più evidente, che ne so, magari la trasformazione in qualcosa di diverso o anche la crescita. Però poi ho trovato questo libro e ho pensato che sì, faceva il caso mio, perché il personaggio cambia fisicamente, nel senso che oltre a crescere ha anche una modifica al cuore, che da cuore normale pulsante di carne diviene un cucù. È un libro bellissimo che io ho adorato dalla prima all'ultima pagina e quindi che consiglio a chiunque di leggere, perché sì. C'è anche la dedica perché me l'hanno regalato al compleanno, quindi che carini. Mad World, primo liceo, un libro che ti ha scioccata. Volevo fare una parentesi, questa domanda mi ricorda molto Donnie Darko, chiusa parentesi. Il primo libro che mi ha scioccata è sicuramente Se questo è un uovo di Primo Levi. Ora non guardate qui le pagine che fuoriescono, ma questa bellissima edizione, questa fine ha fatto. Io non lo so, non la posso neanche vedere. Vabbè, comunque questo è uno dei libri più significativi che io abbia mai letto, uno dei libri più forti che io abbia mai letto. L'ho letto un paio di anni fa ormai, ma riesco ancora a ricordarmi la sensazione di accapponamento della pelle che provavo nel momento in cui leggevo cosa c'era scritto e cosa succedeva. Ora non vi sto a raccontare di cosa parla. Vi basti sapere, se non lo conoscete, col libro sul nazifascismo e sui campi di concentramento per gli ebrei. Give Me Love, Primi Amori, un libro che parla di un amore adolescenziale. Anche qui è stato difficile trovare un libro di cui io non vi abbia già parlato in passato, però ho trovato questo, che è Resta Sempre Qui di Gail Forman, che è il secondo di Resta Anche Domani. Non ho scelto il primo perché il primo, più che un amore adolescenziale, è un disastro. Questo invece, diciamo che si stereotipizza, non so se esiste questa parola, comunque su un format di un amore più adolescenziale, più classico, meno travagliato. È un libro che si svolge tutto in un intero giorno e in questo giorno succedono delle cose strabilianti. Ora, io ho trovato migliore il primo rispetto al secondo, che secondo me perde la novità, perde la freschezza, ma in fin dei conti è un amore adolescenziale, anche se in realtà non sono proprio adolescenti i protagonisti, però comunque è un amore, facciamo finta che sia un amore adolescenziale. Me and My Broken Heart, Prime Rotture, un libro con una storia travagliata che non ha un lieto fine. Ecco, per questa domanda potrei scegliere tutti i libri della mia libreria che parlano d'amore, perché necessariamente le storie d'amore non hanno un lieto fine, cioè è difficile che abbiano un lieto fine. Ma io ho scelto il classico dei classici, che è Colpe delle Stelle di John Green, che non ha lieto fine perché sappiamo tutti che fine ha. E se non lo sapete, meglio per voi, perché si versano tante lacrime amare sulla fine di questo libro, non voglio farvi spoiler. E quindi niente, Colpa delle Stelle. Break the Rule, Primi Voti Cattivi, un libro che parla di un personaggio che fa scelte sbagliate. Non è stato assolutamente facile trovare una risposta per questa domanda, ma io ho scelto Non ti muovere di Margaret Mazzantini, che parla appunto di un padre che racconta la storia della sua vita ad una figlia. La figlia è in coma perché ha fatto un incidente. Questo libro penso che facciano scelte sbagliate i personaggi, perché la figlia innanzitutto si mette su un motorino e va a sbattere e quindi fa un incidente. Anche se non è proprio scelta sua, diciamo che è una scelta sbagliata. Il padre fa scelte sbagliate perché durante la sua vita fa delle cose che forse non doveva fare, che si pente di aver fatto e che quindi, se lo volete leggere, scoprirete. Ora non vi dico, se no vi faccio spoiler, quindi... Can't Hold Us, Prima Uscita da Soli, un libro che parla di un'avventura tra ragazzi e... ragazze. Io ho scelto
un libro che ancora non vi facevo mai vedere, che è Percy Jackson, Ridè dell'Olimpo, in questa edizione molto dizionario, e no, ancora non l'ho finito di leggere, però comunque in sostanza parla di ragazzi. Questo libro mi sono interrotta al secondo, quindi al mare di mostri, si chiama così, no? Non sono riuscita ad andare avanti, ora fucilatemi, ammazzatemi, però prometto che lo leggerò di nuovo quando avrò un po' di tempo e voglia di immergermi nel mondo di Percy Jackson. Am I Wrong? Prime scelte di vita, un libro che hai scelto di leggere per la prima volta. Io penso che questa domanda significa il libro che per primo hai scelto di leggere, una cosa del genere. Io l'ho interpretata in questo modo e quindi vi parlo di questo. Questo è un libro di Geronimo Stilton che si chiama Benvenuti a Rocca Taccagna e praticamente si trovavano con i cioccolatini, tanto che qua c'è scritto i 9 cioccolibri di Geronimo Stilton, e penso che sia il primo libro che ho proprio letto. C'è anche il mio nome, che carina. Leggendo questo libro mi sono proprio fissata con Geronimo Stilton e quindi ho cominciato a comprare tutti i suoi libri e mi sono appassionata sempre di più alla lettura, quindi questo è il primo libro che ho deciso di leggere. How Because of You. Non me la so, come la so scordare. How Because of You, primi litigi con i genitori, un libro in cui è presente un cattivo rapporto tra genitori e figli. Allora, per questa domanda io ho scelto Fa i bisogni di Massimo Gravellini, che è un libro che ho letto lo scorso anno perché una mia amica mi sollecitava a leggerlo. Il libro di per sé non è tutto questo spettacolo, però si evince un rapporto tra Gravellini e la madre turbolento e travagliato. Ora, se vi dico perché, vi faccio spoiler, quindi fidatevi. C'è all'interno di questo libro un rapporto amore et odio. Hall of Me, primi pianti di tristezza, un libro che ti ha fatto piangere. E io continuerò sempre a citarvi Koichi Katayama con Gridare amore dal centro della terra, perché quando penso a un libro che mi ha fatto piangere, io penso a questo, che magari ha fatto piangere solo me. Però io non lo so, penso a questo e piango ancora adesso. Quindi questo. Mi sono appena accorta che i nomi in inglese sono titoli di canzoni, quindi ha più senso adesso. Bene ragazzi, ora dovrei taggare qualcuno, quindi come al solito taggo la mia carissima Chiara LC, che si fa tutti i tag in cui la nomino, e poi Alice Love Books e Amazed Leads. Ma ovviamente se qualcuno di voi vuole rifarlo, io sarei felicissima di vedere le vostre risposte. E basta ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, grazie per aver guardato questo video e... basta, quindi ciao a tutti, no, quindi ciao!